Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Garden Warfare 2. Vi invito come sempre a seguire la pagina Twitter di Plants vs Zombies Info chiocciola Fraigio9596, che sarei io, quello è il mio nome di PSN. Vi invito a vedere la pagina perché lì ogni giorno, quasi ogni giorno, ci metto nuove news che riguardano Plants vs Zombies Garden Warfare 2, o anche no, per dire, anche di Garden Warfare 1 ho messo giusto una cosa ieri, vabbè, che sta un'offerta che praticamente ad Halloween, in questo periodo, insomma, sta a 15 euro il primo Garden Warfare, quindi se lo volete comprare andate su PlayStation Store e lo comprate. Oggi parleremo di Backyard Battleground. Cominciamo con questo commentary del video. Un attimo. Ok. Cominciamo questo commentary. Vediamo. Allora, ecco qua il signor Magro e il signor Ciccio Bombolo che ci spiegano che questo è Backyard Battleground. Come potete vedere c'è il casino, un vero e proprio casino fuori. E questa è la base. Questa è la base delle piante. Allora, innanzitutto vi spiego che cos'è Backyard Battleground. Backyard Battleground è un hub sarebbe un menu interattivo su cui voi potete giocare, cioè voi potete giocare nel menu principale. Quindi questo, in teoria, almeno da quello che dicono i tizi, dovrebbe sostituire il menu principale, quello classico, dove appunto stanno le varie scritte, i vari pulsanti da premere, tipo personaggi, negozi, eccetera, come c'era sul primo Garden Warfare. Invece qui abbiamo un hub dove ci sono però, cioè è interattivo. Adesso vedrete che cosa significa. Vediamo che praticamente l'hub è diviso in due parti. Da una parte c'è la base delle piante, dove potete personalizzare le piante, potete fare tutto ciò che riguarda le piante. E dall'altra parte invece c'è la base degli zombie. Però vediamo più nello specifico, andiamo avanti e vediamo altre cose. Allora, come possiamo vedere, noi cominciamo guidando l'arancia, in questo, almeno in questa clip che state vedendo, che è di Igne. Allora, vediamo che l'arancia si trova appunto nella base delle piante e si sta avvicinando a questo portale qui. Questo è il portale dove praticamente dovete andare quando volete cominciare una nuova missione da soli o con gli amici. Nuova missione, vabbè, si intende fare una nuova partita in multiplayer, non so se anche le partite private eccetera, ma comunque per quanto riguarda le partite in multiplayer voi andate qui e poi magari non si sa, perché è stato fatto un taglio poi successivamente in questo video, non si sa se poi esce a sua volta un menu una volta che entrate in questo portale, ma comunque è qui che dovete andare per cominciare le vostre partite in multiplayer vero e proprio. Allora, e vediamo quindi l'arancia che sta guardando il portale in questo momento. Al centro possiamo vedere la bacheca delle missioni, che è appunto una cosa nuova messa in questo Garden Warfare, e dopo appunto vedremo più nello specifico. E a destra c'è la casa di Devil Pazzo, eccetera eccetera. Qua vediamo che viene lanciata una specie di razzo per indicare che la base sta per essere attaccata, perché praticamente durante mentre state nel lab possono accadere degli eventi particolari, è tutto molto dinamico. Vedete che l'arancia sta facendo qualche uccisione, si ricevono anche le monete uccidendo, e vedete anche che ci sono delle piantine comandate dalla IA che difendono la vostra base. Qua vedete che è arrivato un amico, la Rosa, se è entrato nel nostro hub, perché gli amici possono entrare nel nostro hub, magari se invitati o meno possono entrare. Qua vediamo che ci stiamo ancora difendendo da questo attacco. Allora, noterete, mando un attimo indietro, invece voi vedrete l'immagine ferma. Notate che alla nostra sinistra c'è una specie di, non lo so, di giostra, non si capisce bene. Forse, probabilmente, da quello che si può vedere lì, almeno da quelle icone che si vedono sopra nella giostra, quelle di colore blu, si vede che sono le icone delle abilità delle piante, delle abilità, oppure forse i potenziamenti, quindi sicuramente quello ha a che fare con le armi delle piante o i potenziamenti delle piante. Lì probabilmente o si cambia, si sceglie un'abilità, si va appunto in quella struttura lì per scegliere un'abilità alternativa, cambiare una delle abilità della propria pianta, oppure non lo so, forse riguarda qualcosa che riguarda i potenziamenti, tipo la ricarica più veloce, aumento del danno, munizioni più capienze di munizioni. Continuiamo, vediamo che si aggiunge anche
Capital Corn, un altro amico alla nostra partita, al nostro hub, anzi questo è un hub. E adesso vediamo finalmente come funziona il libro delle quest. Allora, innanzitutto non si capisce bene che cosa significa quell'XP multiplayer, non ve lo so dire minimamente. Là possiamo vedere che ci sono, sta scritto Active Quest, ovvero Dave Story Quest e Zombo Story Quest. Ci sono le missioni da fare per le piante e per gli zombie. Vabbè, questo non è una cosa diversa rispetto al primo Guard Warfare. Però la cosa diversa è che invece di farle con le classi, le missioni invece di farle con le singole classi, le potete fare con qualsiasi classe delle piante o qualsiasi classe degli zombie. In base, dipende anche in base alla missione che vi viene data. Possiamo vedere nel farm immagine che Lost in Time dice di sconfiggere il dottor Zombos in The Seeds of Time Map, nella mappa del viaggio nel tempo, anzi nella mappa dove ci sono le attrazioni che riguardano il viaggio nel tempo, che è quella famosa dove stanno l'antico Egitto, l'antica Roma, i dinosauri, eccetera, quello che ci è stato mostrato perlomeno. E sicuramente c'è anche il Medioevo, poi magari. Vi faccio vedere un'immagine, vi metto anche un'immagine qua in questo momento del Medioevo, un'immagine che tra l'altro è uscita, cioè questa immagine è uscita al lancio, diciamo, sono state uno dei primi screenshot. Oh, possiamo vedere anche che come rewards, come appunto ricompense ci sono monete, 250 monete che sono pochissime, almeno viste così sono pochissime, a meno che in Guard Warfare 2 diciamo i pacchetti costino di meno rispetto a Guard Warfare 1. Vediamo anche le stelle che non sappiamo a cosa servono. Ora continuiamo con il video, vediamo che è stato cambiato, guardate, da piante è andato in zombie e possiamo vedere che dice. Qualche cosa che dici, insomma, io non riesco a vedere perché purtroppo è troppo scritto in piccolo. Dice di collezionare 15. Non riesco a leggere che cosa ha scritto lì perché non vedo bene come voi diciamo nel video. Comunque, andiamo avanti. Vediamo che è andato, guardate, allora c'è una terza sezione, quindi sta piante, zombie e multiplayer, dove stanno appunto scritte altre missioni da fare. Oh, questa missione qui è quella che andremo a fare adesso, che vedete adesso in questo video, che sta scritto di andare nello spazio, perché adesso vedremo un gameplay di Moonbase Z. E là dice di sconfiggere il dottor Zombos per avere 1000 monete. Abbiamo schiacciato la missione, ce la siamo messa tra le missioni attive. C'è un limite forse di missioni attive perché vedo che ne stanno anche altre, anche altri slot. Ora il nostro amico va a schiacciare la leva che seleziona magari la modalità di gioco, non capiamo bene perché qua non ci viene mostrato niente, però vediamo che entrano tutti nel portale per cominciare la missione. Ora qui c'è stato un taglio, ma non l'ho fatto io, l'hanno fatto gli autori del video e vediamo che siamo su Moonbase Z, siamo in 3. Moonbase Z è una modalità, cioè una mappa di Herbal Assault, assalto erboso. Adesso lo capiamo dal fatto che le piante conquistano la prima zona, come facevano prima gli zombie su Tombe Giardini, che tra l'altro Tombe Giardini ci sarà anche in Guard Warfare 2. Si potranno giocare le stesse identiche mappe per Herbal Assault, anche facendo l'assalto quello classico con gli zombie. Vediamo che qua viene evocato lo Zmek e come sempre l'arancia fa strage contro gli Zmek perché c'ha l'abilità adatta per fargli male, che sarebbe l'Impeach, boom, l'ha lanciata e adesso salta in aria. Vedete lo zombolino tra l'altro muore. Ecco, salta in aria lo Zmek, diventiamo arancioni, arancioni. E andiamo a conquistare, vedete che stiamo conquistando la prima zona, lo si capisce dal fatto che c'è l'aura verde attorno a quella specie di spaventapasseri del futuro. Ora ci dice Dave il passo di conquistare il motel. Continuiamo ad avanzare ed entrare dentro la vera e propria base lunare. Adesso andiamo alla rosa, vediamo un po' quella cosa che vi dissi l'altra volta che riguardava le torrette. Se notate, vedete, adesso abbiamo visto alla nostra destra che stava praticamente una zona dove si potevano evocare le piante, le erbacce che attaccano. Qui stiamo costruendo invece la torretta di cristallo che spara, come si poteva fare con l'ingegnere nel primo Guard Warfare. Qua la rosa costruisce il teletrasporto, perché lei è l'ingegnere,
l'ingegnere delle piante. Qua stiamo combattendo uno a uno contro il, come si chiama? Il supereroe zombie. Qua stiamo vedendo anche Arcana Enigma, l'altra abilità della rosa. E adesso ne manca solo una, che sarebbe quella di trasformare in capra uno zombie. Vediamo, adesso l'ha effettuato. Rose è veramente forte, ragazzi, nel combattimento corpo, cioè uno contro uno, almeno così sembra. Guardate un po', ha ucciso allo scienziato. Continuiamo ad esplorare. Davanti a noi c'è Capital Corn. È molto grande comunque questa mappa, almeno così sembra. Ma a quanto pare abbiamo già conquistato la zona che dovevamo conquistare. Continuiamo ad andare avanti. E cambiamo, andiamo di nuovo su. Vedete, adesso siamo usciti di nuovo nella base. Dobbiamo entrare in quest'altra montagna, sempre sulla luna. Entriamo dentro come Capital Corn, la pannocchia. Ed ecco qua l'abilità, quella di saltare sopra il nemico e sparargli contemporaneamente. Qua vediamo invece l'assalto aereo dalla pannocchia, che se butta là c'è un attacco raid aereo fatto di pannocchie, bo 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 boom, eccetera, e muoiono tutti quanti. Eccolo là. È saltato in aria, chiunque lui fosse. Vediamo anche che qua vengono usati i doppi razzi. E vabbè, sappiamo l'abilità ormai. Almeno le abilità quelle normali, versione normale. Là sopra stanno due a camperare. Vediamo che invece là sotto c'è la zona da conquistare, che starà l'alto. Stiamo già conquistando. Gli zombie stanno facendo parecchio schifo, fatemelo dire, almeno in questa partita, clip, demo, come la volete chiamare. Adesso stanno già andando alla prossima zona, cioè proprio non hanno chance. Siamo arrivati al punto finale della mappa. In questo punto si gioca a flipper, ragazzi, perché praticamente dovremo spingere una palla in buca. Questo vi ricorderà un po' la mappa del Canyon di God of Warfare 1. Vediamo che l'arancia adesso devono prendere una di quelle palle. Quando diventa verde significa che l'abbiamo toccata noi, quando diventa blu significa che l'ha toccata qualche nemico sparandogli, eccetera. Non la dobbiamo risparare per farla avanzare come vogliamo noi. La stiamo spingendo, vedete, come un flipper. Nel frattempo gli altri cercano di ostacolarci, ma come vedete sono così coglioni che l'arancia non sta subendo danni per niente. Addirittura, guardate, si abbassano pure le cose, cioè siamo pure avvantaggiati, culati proprio dalla mappa che ci avvantaggia. E la palla sta per finire in buca, ragazzi. La vedete la buca? E se cade laggiù, significa che le piante vincono e hanno conquistato tutte le zone. E il dottor Zombos ha perso la sua base lunare. È saltata in aria. Vedete anche che bello sfondo con la terra, ed ecco i fighi, tutti e tre che se ne vanno a quel paese. E quindi questo che avete visto era il gameplay di Mombasa Z e Backyard Battleground. Noi ci vediamo con un prossimo video di non so che cosa, poi vedremo. Comunque, per quanto riguarda le news, seguite sempre la pagina Twitter, fino allo sfinimento ve lo dirò. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi.